Oh, anime, mamma mia, sempre presente. Chi c'è, chi c'è? Non riesco a leggere, madonna, Gino. Ciao, ti seguo da poco, ma fai delle guide veramente interessanti, complimenti. Oh, grazie mille. Gli accordo. Ciao, sono anime. Ah, ok. Grande, grande, mi fa piacere. Lo apprezzo tanto, perché comunque, guardare... Grazie anche per il follow a questo punto. Sì, alla fine è buono avere uno spettatore in più anche su Twitch. Non fa mica male. Ho iniziato a fare regolare le 09, 18 più 6, 90, appena arrivo più 40. Ci sta, ci sta. Fai bene, fallo, fallo sto esperimento. Porca mia. Mi hai ucciso. Mi hai ucciso nel sonno. Praticamente sì, anime. Cioè, se tu hai collegato, come si chiama, l'account di Gameforge a Twitch, non dovrebbero esserci problemi. In automatico, portando video di, cioè, live su Made in Twitch, lo riconosce quando le guardi queste mie live. Il drop è attivo. Il conteggio dei minuti, delle ore passa comunque anche sulle mie live. E questa è una cosa buona per quanto mi riguarda. Male non mi fa. Una piglia d'orso. La domanda è, la lascerà a terra oppure la prenderà? Ma io sto aspettando il momento in cui non la prenderà e la prendo io. No, non c'è nessuno qua. Attenzione, c'è una Made in però. È un rischio provare a farla. Io sono andato a scriverla, voglio provare. Metto pure la pozione verde vincola. E andiamoci. Tanto, ho 3000 HP. Allora, andiamo a droppare, a vedere cosa abbiamo droppato. Libro. Per vortice, vabbè, teniamolo. Campana di giada. Pozione blu, pozione rossa. Dico, una Made in? Qual è? Della gelosia di nuovo. Andiamo a farcela, se non ce la frega qualcuno prima. Oddio, sto morendo. Ulla. Aspetta, vediamo un po' cosa abbiamo droppato. Aspetta, talismano volante, bruttissimo. Ho una Made in, bello. Boom. Allora, evento bottino. Niente, non ci dà soddisfazioni. Passo piumato, quella butta a terra. Pozione rossa. Che bello, livello 23 comunque. Niente da fare per tutto il resto di quello che ho droppato. Migliore non dire, aspetta. Scarpe con 500 HP. Bella. Sfiga nel loppare le skills. Inizia. No, 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 non si fanno queste cose. Tu lo sai che non si deve mai fare questa cosa qua. Bisogna sempre alzarle a 17 perché se no è uno spreco totale. Proprio spreco degli sprechi. Di non fare. Nessuno deve fare mai questo errore. Perché finché sei tipo alla prima skill e ancora sei tipo a livello 20, quello che è, 18 solitamente, se tipo lama a me non mi saliva M1, e infatti io comunque l'ho fallita tipo 6-7 volte prima di portarla a M1, ba sono andato dalla vecchietta, ho resettato l'abilità, fin quando finalmente non è salita proprio a 17. Quindi mi raccomando, non facciamo errori mortali. Una Medin, che bello! Allora, adesso io sto qua. Non faccio niente. È il mio personaggio. Lo vedete solo. No, no, basta. Io odio questo. Che motivo aveva di venire qua a rompermi le palle? Brutto figlio di tuo padre. Mannaggia i ladri di Medin. Non ci voleva. Ma è morto, infatti. Questo è il karma, bro. Questo è il karma. Tu adesso te ne vai via. Sicuro, basta non droppare lui il libro che mi incazzo. Ecco, muori. Devi rimanere a terra. Che pensi di ottenere, dai? Papiro dell'esorcismo. Quindi è questo. Vabbè, vedi, ho droppato. Però il libro? Il libro proprio zero? Ma sei un bastardo, gioco. Sei uno schifoso. Andiamo dal nostro guardiano di fiducia. Ehi, bello, senti, ti volevo dire, no? Scarpe con fili d'oro, con 2000 HP. Non è vero, non ce ne hanno 2000 HP. Cosa? Certo, non è mica male, grazie Ipnox per avermelo detto. Ci sono le robe per la canna in carbonio. Minchia. Vero, la canna, le cose in carbonio, madonna. Fare la canna è buono. Pozione viola, buona. Ah, su un dong. Aspetta. Questa è una novità. No. Questa cosa è nuova. Si possono raccogliere 5 pezzi di mappa.
Ecco perché l'altro giorno ho visto l'inventario di un turco. Bellissimo. Sto qua. Fatemi capire. Cioè, o fammi capire. C'è solo qua su Onyx? Domanda. Quindi si paga. Mannaia. E non è gratis. Che vita. Triste. Perché qua dice raccoglili tutti e 5 e portali a Uriel. Però non è che ti dice anche, però portati con te 20 KK 200 Gaia. Non te lo dice questo brutto infame di un gioco. Tu devi arrivare là con l'imparto. Anzi, tu mi hai avvisato. Sto mettendo limitazioni e impedimenti. E poi andarmi. Sì. Una medaglia, sì. Andiamo a comandare. Adesso facciamoci livello 24. Ce ne andiamo da questo schifoso. Mi sa che ci andiamo a fare 24 senza essere dalle scimmie. No, 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 livello 24. Missioni, mi sa tanto che non ci sono. Maniaco da vento scuro. Sono in difficoltà. Maniaco, te. Media dell'oscurità, subitissimo. Grande. Bella, bella. Il nostro momento di gloria. Anime. Praticamente, sì. Sto vedendo anch'io che un po' di persone ci sono. E questa cosa qua è sorprendente. Mancava la mia presenza. Su Twitch, così come anche su YouTube, a livello di meti. Non vi voglio neanche illudere dicendovi che io vi dico già la verità, la realtà assurda adesso. Non pensate che sarà un per sempre. Come dicevo poco fa, a ottobre, uscendo Dragon Ball, potrebbero esserci da parte mia un po' di difficoltà a aprire meti. Spero che la stessa cosa valga per voi. Magari anche voi avete già preordinato Dragon Ball, non vedete l'ora che esca. Dammi una lama, dammi una lama, datemi una lama. Allora, il libro c'è. Talismano, io lo butto a terra perché fa schifo. No. Allora io mi sa che mi trasferisco in Turchia. Quindi, praticamente, mi state dicendo che chi sta in Turchia praticamente avrà sempre più vantaggi tipo rispetto a noi? Cioè, in Italia tu puoi morire. Minchia, 3.000 lire e 11 euro. Infatti c'è gente anche un non turco che va là. Ah, addirittura tu devi poi installare Meti in 2 Turchia. Mi è crollato il mio. Vabbè, niente, ritorno su italiano allora. È per questo che su Twitch vedi tutti sti turchi. 1 milione di DR start, eccetera. Madonna mia. Rosico di brutto. Sì. Comunque, se ti riesce e ti diverte giocando 2-3 ore al mattino mettendo un video su YouTube con gli estratti del giorno, secondo me ne può uscire qualcosa di bello. Anime. Ti ringrazio infinitamente, veramente. Io sarò soddisfatto e contento quando intanto finisco questa missione di oggi. Faccio il cavallo. Faccio la missione del cavallo. Dai, devo arrivare al 25. No, c'è, madonna, che lentezza. Ho fatto. Dai. Ah, ammazzatemi subito. Devo tornare subito al villaggio. Forza. È importante che torni al villaggio adesso, così starto la missione. Anime. Anime. Caro anime. Ti voglio bene. Però il cavallo è l'elemento più essenziale del gioco. Quando tu hai il cavallo, e soprattutto ce l'hai a livello alto, puoi automaticamente fare più danni. Allora, intanto ti prendi la medaglia di equitazione che la droppi dalle scimmie oppure la compri. Vai qua, dallo stabiliere. Ciao bello, come stai? Tutto bene? Voglio cavalcare. Accetta. E parte la missione, ecco qua il countdown. Missione di gioco, 20 arcieri da uccidere in mezz'ora. Infatti adesso io mi prendo la pozione della velocità. Andiamo in questo punto esatto della mappa. Se il cavallo di livello alto ti potenzia lo status quando cavalchi. L'abilità esatto, ti dà lo status. Bla bla bla. È utile come? Quindi mi raccomando, il cavallo bisogna sempre farlo. Vedi anime, non si smette mai di imparare. Io tra l'altro sul mio canale tempo fa ho fatto un video in cui parlavo dell'importanza del cavallo. Quindi mi raccomando, casomai guardate anche quel video se vuoi avere un'idea. Anche se lì non è che spiego come si fanno le missioni del cavallo, però dico perché è importante. Dai, che sto finendo la missione del cavallo io. Così vado allo stalliere e poi lì per me la live può anche terminare. Questo mi interessava. Ok, perfetto, anime, dai. Tanto non durerà ancora tanto. Fine la missione del cavallo. Posso tornare al villaggio? Mi faccio ammazzare. Anzi, no, non mi faccio ammazzare. Ho attivato ancora la pozione della velocità. Peccato fare senza ammazzare. La tortura è finita.
Il risultato del test attitudinale. Hai portato a termine la prova con successo. Poter cavalcare, ti serve la licenza per cavalcare. Te la posso preparare io, ma ci vorrà un po' di tempo. Torna domani e non dimenticarti che cosa 100K. Ah, bene, e tra l'altro, qua ti dovrebbe dire tra quanto, se tu vai dallo stalliere, mi pare, 9 ore. Tra 10 ore il mio cavallino è pronto.